io vorrei anche accanto a me il commissario Enrico Catalano e quindi parlare della Befana del poliziotto che è arrivata a 34 edizioni, patron e fondatore. Stavamo parlando del Natale, siamo passati subito alla Befana, ecco. Vedi, a proposito di corse, a proposito di corse. Ma Paola, c'è una cosa, sì. Paola. Ecco, c'è Alessio. Il calendario che il sottoscritto fa, che compila per tutti gli aderenti della Polizia Italiana, dove raccontiamo un po' la storia della Polizia Italiana, dalla sua nascita ad oggi. Quindi queste sono due copie per il nostro editore, per Gianfranco Ciccione e per Maurizio Martofello. Ma hanno regalato anche la finanza, no? Perché esatto. Io me ne devo andare. Non cominciamo. Questa è la polizia. Non cominciamo. No, c'erano i carabinieri, non cominciamo. Ho capito, grazie. Non è che fanno tutte le forze armate. Capito, però. C'è la cosa fra carabinieri e polizia. Ma carabinieri e finanza. Ma non lo so. È Natale. Per precisare una cosa. Questo è il calendario della Polizia Italiana, non della Polizia di Stato. Italiana, che italiana. È un'altra cosa. Certo. Cioè, la Polizia di Stato fa un altro tipo di calendario diverso, più moderno, è un altro stile. Insomma, io ho voluto raccontare un po' tutta la storia della Polizia, è più che altro un po' storico, che lo facciamo noi indipendentemente dall'amministrazione. Bene, però anche quest'anno. E questo serve per poter. Aiutare a fare la Befana della Polizia. Ecco, lì volevo arrivare. Con i contributi, ecco, prego. Un grande evento anche quest'anno, speriamo. Veramente 34 edizioni formidabili, sempre con grandi ospiti, con grandi personaggi, illustri nomi altisonanti del cinema, della musica, e quest'anno un'altra edizione importante. Speriamo anche quest'anno tutti i vari artisti che ci onorano. Sono tutti vicini, per la verità, ecco, per questi li devo ringraziare gli artisti, gli impresari, i discografici che veramente ci stanno. Basta fare una telefonata, sono tutti. Beh, ricordiamo che nel corso degli anni poi è diventato anche un evento anche per tutti i vari artisti. Un appuntamento fisso annuale dove veramente sono passati su questo meraviglioso palcoscenico tanti artisti, anche tu Maurizio Martofello e poi Albano, veramente tutti. Di tutto, Fabrizio Frizzi che ha condotto diverse edizioni. Tanti, Loredana Bertè, veramente sono tanti personaggi. Veramente un vero amico. Grazie commissario, buon grazie lavoro. Noi ci vediamo il 6 gennaio alle ore 16 che presenterà Paola Daligolli. Grazie, piacere, è un onore da parte mia, quindi invitiamo anche il nostro editore Maurizio Martofello, Marco Tana e invitiamo di nuovo anche Katia Veneroso, che è straordinaria. Già fatto. La polizia operativa. Grazie, tanti grazie auguri e buon lavoro a Gianfranco Ciccione. Ti saluto. E alla tua famiglia meravigliosa e ai tuoi figli. Grazie. Maurizio Martofello, sai quanto ti voglio bene. Il mio più caro amico, il mio fratello. Grazie. Ciao, tanti grazie. Auguri, tanti auguri. Commissario, ci vediamo il 6 e ricordate quindi il calendario della Polizia Italiana e il 6 gennaio vi aspettiamo tutti al Teatro Orione, Roma, alle ore 16. Benissimo, ci saremo tutti, vi aspettiamo. Grazie, commissario. Grazie. Tanti auguri, buone feste.